Una cosa molto importante per tanti è il matrimonio. È un momento sacro in cui due persone che si amano alla follia si uniscono per sempre, scambiandosi la bigiotteria e tante belle frasi. Ma non sempre i matrimoni sono sinonimo di vero amore e non sempre vanno a finire come si pensa. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia dal mondo dove parleremo di due persone particolari, ognuna per un motivo. Beh, non stiamo a girarci troppo i pollici e passiamo dall'introduzione al racconto in un nanosecondo. Se siete qua per una delle storie a lieto fine con matrimoni da favola, beh, potete rimanere, ma questa parte c'è solo per metà. Come dicevo all'inizio, il matrimonio è un momento importantissimo che unisce due persone. Che siano una femmina o un maschio, o due maschi, o due femmine, o chiunque vogliate, non importa. In questo giorno le cose devono andare bene, deve per forza essere epico, o no? Pieno di fiori, invitati, cibo e cose sbrilluccicose a destra e sinistra. Un ragazzo di nome Craig in effetti ha sempre desiderato certe cose. Voleva il suo matrimonio fosse davvero epico, qualcosa di indimenticabile. Ehi, non sono soltanto le femmine a desiderarlo. Nel 2015 in effetti aveva conosciuto una bellissima ragazza di nome Jennifer all'università a Londra. Lui faceva architettura, lei invece studiava per diventare avvocatessa. I due non si erano piaciuti sin da subito. Si erano casualmente incontrati come ogni buon anime che si rispetti, sbattendo l'uno contro l'altra. Da allora, scambiandosi i numeri, avevano cominciato a chattare dalla mattina alla sera. Craig era uno che si fidava facilmente, gli piaceva fare amicizia. Ma questa sua caratteristica, come vedremo più avanti, aveva anche molti svantaggi. Insomma, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, no? I giorni passavano e finalmente entrambi erano riusciti a prendere le loro benedettissime lauree. Promossi e felici anche dell'inizio di una relazione. Erano innamorati più che mai, sappiamo bene che all'inizio l'amore rende anche un po' ciechi. Avevano deciso di affittare un appartamento insieme. Dopo aver cominciato a lavorare e portato avanti le loro carriere, decisero di prendersi una bella vacanza da tutto. Al contrario di altri universitari, non si erano messi subito a festeggiare. Volevano impegnarsi per realizzare prima i loro sogni e trovare la strada nell'ambito lavorativo. Il miglior amico di Craig è sempre stato al loro fianco. Anche la migliore amica di Jennifer la sosteneva, ma le lasciava i suoi spazi col ragazzo. Non era così presente come quello di Craig. I tre facevano addirittura delle vacanze insieme. A Jennifer sembrava una cosa insolita, ma piano piano l'aveva accettato. Arrivati ad un certo punto, Craig non riusciva più a trattenersi. Dopo aver racimolato un po' di soldi, aveva comprato un bellissimo anello per Jennifer. Esatto, voleva farle la proposta. I due fidanzati quindi cominciarono a programmare il loro matrimonio. Sì, Jennifer aveva detto sì. E tutto sembrava filare per il verso giusto. Cosa poteva andare storto? Beh, come sappiamo, quando le cose vanno troppo bene, meglio guardarsi le spalle. Qualcosa prima o poi succederà. È sempre così. Un bel giorno Craig, svegliatosi dopo Jennifer, aveva notato il suo migliore amico nel salotto in atteggiamenti un po' troppo intimi con la sua ragazza. Le toccava spesso il braccio e si avvicinava. All'inizio voleva arrabbiarsi, ma poi, notando che lei non reagiva e anzi sorrideva spesso, preferì non intromettersi subito. Voleva essere sicuro di una cosa. Mentre tutti i dubbi ogni notte apparivano nella sua testa come fotografie maledette, il giorno più atteso era arrivato. Gli invitati erano tanti. Avevano ancora degli amici dai tempi delle varie scuole e ovviamente i parenti. La chiesa era bellissima e l'abito da sposa di Jennifer luccicava come non mai. Era costoso e se l'era scelto dopo molti mesi di ricerche con amiche e pure sua madre. Sembrava felicissima di un evento del genere. E Craig non era da meno. La sala del ricevimento era piena di cose costose e i genitori di entrambi erano commossi prima ancora di iniziare. Ma c'era una cosa strana sotto la sedia di ognuno degli invitati, una borsa da aprire soltanto dopo il discorso di Craig, prima o dopo il fatidico sì. Arrivati al momento della consegna degli anelli, dopo essersi dichiarati ancora una volta e aver detto sì, Craig finalmente fece quell'annuncio. Tutti potevano aprire le loro buste. E sapete cosa c'era dentro? Una foto che mostrava la sua ragazza in intimità su un letto con il suo migliore amico, che in quel momento faceva da testimone. Assurdo, vero? Ora tutta la sala sapeva del tradimento. Vi ricordate del sospetto che aveva avuto Craig quella mattina? Beh, sembra fossero sospetti fondati. Aveva assunto un investigatore privato per capire meglio la situazione. Era strano anche per lui che il suo migliore amico ogni volta si offrisse di venire con loro in vacanza. E che Jennifer non rifiutasse mai, anche se diceva fosse una cosa strana anche per lei. Si divertivano, ma piano piano Craig aveva compreso che a causa della sua ingenuità e troppa fiducia negli altri si era lasciato sfuggire quei semplici dettagli di un complesso tradimento. Erano mesi che si vedevano di nascosto e facevano di tutto e di più. E lui l'aveva saputo solo 2 settimane prima del matrimonio, voleva quindi fargliela pagare in grande stile davanti ai suoi amici e ai suoi genitori.
Dopo quel momento aveva guardato sia lei che il testimone mandandoli a quel paese e tornandosene a casa con il sorriso in volto, ringraziando tutti gli invitati per la partecipazione e scusandosi per la situazione. Ovviamente il giorno dopo ha chiesto il divorzio. Pensate però che ci sono tanti altri che hanno architettato la loro vendetta sui partner traditori in modo brutale e brillante. Uno addirittura aveva trasmesso l'atto della novella sposa dell'uomo in uno schermo gigante durante la cerimonia. Ma questa è un'altra storia. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.